delle associazioni, e quindi quando si è associazione si ha anche il patrocinio, c'è cioè il comune, ci sono tanti enti istituzionali che sostengono, no? Oppure siete come siamo noi, una società, e quindi abbiamo lo scopo di lucro, e allora anche l'organizzazione, l'ottenere il finanziamento, il sostegno esterno diventa più complicato, perché sei una persona giuridica che poi si confronta con la banca come persona giuridica, non come associazione che ha come obiettivo il sociale, cioè, anche se poi anche lì c'è poi lo scopo di lucro, senza nulla togliere, però ecco. Aspetta, come? Voi come? Ah, noi siamo qui in studio da Padova. Allora, io prima di passare la parola, perché cioè, effettivamente questo tema qua è un tema, hai ragione, che è più concreto e soprattutto probabilmente attraverso il quale possiamo imparare tanto in maniera reciproca, lascerei veramente nel pomeriggio, insomma dopo pranzo, proprio la prima mezz'ora, prima del video, prima del workshop, cioè proprio ne parliamo. Scusa, proprio perché lui ha fatto questo intervento adesso, la magnitudine del suo progetto è diversa da tutti noi. Io proprio sono curioso di sapere nello specifico come avete fatto voi. Sì. No, certo. Non so, però ecco. Però di questa cosa ne parliamo nel pomeriggio, direi di parlare nel pomeriggio perché è uno dei punti salienti. Lasciamo a lui rispondere e andiamo avanti, sennò poi si va a lungo. Allora, intanto il problema, cioè io ho messo le premesse proprio per far percepire che il problema era di dimensioni più grandi, cioè non è un garage, non è un proprietario di un garage che cercava di cosa, era proprietario di una zona industriale che in un momento in cui nessuna attività poteva, questo quest'area non è tutto quel triangolo che abbiamo visto, è una parte del triangolo, il triangolo di 50.000 metri, ma tutto è fatiscente. Allora, tu hai questo spazio qua, per cui nella vita è sempre cioè, c'è chi ha comprato la Rover per un euro, cioè, insomma, dipende da dove parti, no? Per cui hai uno spazio che potenzialmente vale moltissimo, ma non te ne fai niente, perché dovresti, per fare qualunque cosa hai un investimento pazzesco, quindi c'è una disponibilità. È chiaro che, come dire, la proprietà è stata illuminata, si è fidata, diciamo, di me, visto che ho seguito io questo progetto, e ma ve lo dico, sono stati spesi 400.000 euro per metterlo a posto. 400.000 euro per metterlo a posto, No, quindi a questo punto poi il trucco commerciale sono gli uffici chiusi, cioè come di attingere da un business tradizionale che è chiaro, poi paghi il costo di non essere agile, veloce come Davide, perché hai comunque... Cioè, è chiaro che questi sono venuti perché hanno visto sotto. Cioè, allora io c'ho la Coca-Cola, Sivantec, ma non è che sono venuti perché mi piaceva andare in una zona, sono venuti perché c'era quella cosa lì, anche se le scrivanie erano vuote, ma mi piaceva il progetto. Allora, a questo punto, quando ti dico che per la sostenibilità sono stati fondamentali, perché io nei primi sei mesi ho quasi occupato tutti gli spazi chiusi, postazioni. Cioè, loro sono più cose, però molto poco. Poi in realtà dopo 4-5 mesi sono iniziati a venire, intanto cioè, qua si parla non dalla community che fa lo spazio, ma è lo spazio che fa la community, quindi abbiamo fatto eventi, abbiamo fatto iniziative con blog, con Facebook, cioè. Però non ci sono trucchi particolari, cioè, e la struttura non perde, anzi cioè, paga un affitto, che non è un affitto pazzesco, ma è parecchio, è sicuro. Grazie a questo, che però te li porti dietro, perché sono persone che poi hanno bisogno di servizi efficienti e non solo... Dopodiché anche
anche se fai il freelance, così comunque non ti fa schifo se poi c'è una reception, se poi c'è, cioè quando inviti qualcuno, comunque sei una dimensione professionale. Quindi c'è questa sinergia. È chiaro che, qui lo dico, qui lo nego, ma io potessi fare tutte postazioni, farei, cioè, come dire, e tutti i tavoli, neanche più divise come erano prima, insomma. Però, ecco, quindi è chiaro che il nostro sogno, il mio sogno è quello di mettere 200, 300, 400 persone in un posto unico dove, come dire, al di là degli interventi, la manutenzione, l'hosting che puoi fare, ma è un grande incubatore naturale, perché tu hai tutto e non sei costretto a usare nessuno. No? Cioè adesso quello volevo capire poi della cosa. Però ognuno si sceglie, va, viene, lavora una volta, si prova, si è simpatico. Ecco, l'importante giustamente è metterli insieme. Però è una cosa possibile, ecco. No? Boh, sì, no, ma grazie, cioè, insomma, anche. Allora, l'app 121. Non vedo. Se c'è la presentazione, vieni qua. Vieni qua, anche così puoi fare un cenno a loro e te la fai. Se puoi rimanere fermo su questa slide per un po', poi ti dico io quando andare avanti. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Mico, sono di Lab 121, sono qua per presentarvi il nostro progetto. E come chi mi ha preceduto, preparando questo intervento, mi sono chiesto, è il caso di andare a parlare di coworking quando tutti sanno di cosa si tratta. E perciò abbiamo preferito mettere in evidenza un qualcosa che ci caratterizza. E abbiamo deciso di intitolare questo intervento Amici del lavoro, amici di lavoro. In queste poche parole è riassunta tutta la nostra storia. Noi siamo un gruppo di 5 persone, 5 amici, che hanno deciso di costituire un'associazione no profit e con una motivazione, uno spirito quasi da amministratori, da persone che si sentono responsabili della comunità in cui vivono e a cui appartengono. E la domanda da cui siamo partiti per realizzare questo progetto è stato: cosa possiamo fare noi direttamente, anche colmando le lacune di altri soggetti, delle amministrazioni pubbliche, per sostenere chi lavora, chi deve entrare nel mercato del lavoro, chi in questa situazione di crisi si trova in difficoltà e quindi non riesce più a svolgere come prima la propria attività. Abbiamo deciso quindi di creare un'organizzazione che fosse amica del lavoro, proprio con la L maiuscola, e di tutto quello che circonda il lavoro, l'aspetto sociale, culturale, la rete, le difficoltà, l'aggiornamento, tutti gli ambiti, tutti gli aspetti, quindi della vita personale di ognuno di noi. Parlerò di amicizia spesse volte in questo piccolo intervento. E diversi anni fa Alberto, un mio amico, ha scritto una lettera al direttore della stampa chiedendosi perché molte delle caserme inutilizzate della città di Alessandria non potessero essere messe a disposizione dei giovani che entravano nel mercato del lavoro o dei neolaureati. A distanza di qualche anno, insieme ad altri amici che sono poi qui presenti, Alessandra, Stefania e Venusia, abbiamo deciso di costituire questa associazione. E la domanda che ci siamo posti è: cosa possiamo fare noi per i nostri amici, per le persone che incontriamo quotidianamente e che magari sono in cassa integrazione, magari hanno perso il lavoro, magari hanno finito il percorso di studi, hanno deciso di svolgere un'attività professionale in proprio, ma non hanno i mezzi o non sono accompagnati da nessuno in questa loro esperienza. Allora abbiamo deciso di creare uno strumento, e questo strumento conta principalmente su un presupposto, che col semplice incontro è possibile generare progetti, idee, opportunità di business e di lavoro. E perciò quello che ci siamo detti noi era: è fondamentale creare uno strumento che permetta alle persone di incontrarsi, di confrontarsi, di conoscersi, di fare amicizia e di diventare amici prima che potenziali collaboratori o colleghi di lavoro. Si può andare, grazie, avanti. È una slide che presenta velocemente la nostra storia. E considerate, ma giusto una piccola parentesi, Alessandria è una città capoluogo di provincia, 100.000 abitanti, e dal 1800, passaggio di Napoleone, noi abbiamo visto una grossa presenza militare e poi un boom industriale sulla scia della fabbrica Borsalino, poi siamo stati crocevia commerciale tra Genova, Milano e Torino, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui in realtà siamo una città in crisi, con 1000 aziende che hanno chiuso nell'ultimo anno, e con tutte le difficoltà annesse di una piccola città di provincia. Quindi abbiamo iniziato a parlare di questo progetto a gennaio 2010,
a dicembre del 2010 abbiamo costituito un'associazione e abbiamo deciso questa forma giuridica proprio perché era importante per noi avere un approccio amichevole con le persone con cui ci saremmo confrontati, persone fisiche, organizzazioni, istituzioni. Il fatto di scegliere una formula no profit era per dimostrare e significare che non c'era intenzione da parte dei fondatori di lucrare su quelle che sono le attività dei soci o degli aderenti e di non lucrare neanche tra le relazioni che si sarebbero potute venire a creare tra questi soggetti. In questo senso l'associazione, il fatto di essere un no profit, il fatto che questa organizzazione non coincida con l'interesse privato di nessuno dei 5 soci fondatori e che non corrisponda ad un'azienda, quindi, ha subito trasmesso questo principio e ha facilitato l'avvicinamento delle persone verso la nostra community. Abbiamo organizzato un primo evento a marzo per presentarci alla città e in quel momento eravamo già 100 soci, amici ma non solo, persone che si sono avvicinate, hanno compreso che il fatto di entrare in una rete che in qualche modo spingeva per creare un sistema di welfare dal basso, di sostentamento reciproco tra tutti, poteva essere un'opportunità valida e da sfruttare. Nel corso dei mesi abbiamo organizzato molti eventi, siamo arrivati a dicembre 2011 a inaugurare il nostro centro di coworking. Pochi mesi dopo abbiamo avuto l'opportunità di essere ambasciatori italiani per un evento mondiale, la Jelly Week, e nel frattempo vedete che il numero dei nostri soci aumenta fino ad arrivare ai 268 di oggi, 269 stamattina forse. Se vuoi andare avanti, grazie. Queste adesso ci sono tre slide in cui vi facciamo vedere alcune locandine dei nostri eventi. Allora, noi puntiamo sul fatto di organizzare dei momenti, delle occasioni di incontro e di aggregazione. Lasciamo che siano le persone a fare il resto, a incontrarsi, a piacersi, a non piacersi anche. E il nostro atteggiamento e la nostra scelta rispetto alle adesioni e all'avvicinare le persone è stato quello di non selezionare nessuno. Noi siamo 268 persone, oltre 100 professionalità, come molti di voi abbiamo chiaramente molti aderenti che si occupano di informatica, web, tecnologia, però noi abbiamo anche l'imbianchino più bravo del mondo che ha ristrutturato e ha imbiancato i nostri locali e perciò insomma cerchiamo di coinvolgere tutte le persone che possono aver bisogno di entrare in rete. E se vuoi anche andare comunque avanti, queste sono le iniziative che organizziamo. Tre tipi di eventi sostanzialmente. Degli eventi in cui cerchiamo di far incontrare i soci tra di loro, sono degli eventi dedicati dove hanno l'opportunità di presentarsi, conoscersi, anche con delle formule tipo speed meeting, perciò presentazioni in velocità, o di presentare i propri progetti. Poi abbiamo degli eventi pubblici dove invitiamo degli esperti, degli scrittori, persone che si occupano di argomenti attinenti allo svolgimento dell'attività professionale e poi organizziamo corsi di formazione o aggiornamento. Anche in questo caso, rispetto alla formazione, è interessante notare che i docenti dei nostri corsi sono i soci e i gruppi classe sono formati dai soci. E quindi quello che avviene è un trasferimento spontaneo delle competenze, ma semplicemente strutturato, mediato dalla nostra organizzazione e dal lavoro delle 5 persone che fanno un po' da organo direttivo in qualche modo. E volevo ricollegarmi a una cosa che diceva Aurelio, il nostro investimento iniziale è stato di 400 euro. 80 euro a testa. Adesso ci arrivo, spiego tutto, certo. E 5 persone che mettono 80 euro a testa per colmare o sostenere le spese di costituzione di un'associazione. E poi essendo un'associazione no profit ci siamo rivolti agli enti locali, alle amministrazioni, dicendo noi crediamo di avere una buona idea, crediamo di essere utili al territorio, alla comunità ed è quindi fondamentale che voi in qualche modo ci sosteniate. E il risultato più interessante possiamo dirvi che è stato avere il sostegno da amministrazioni locali.